Può girare, quindi sono Roberto, sono un urologo e ho 24 anni e niente, quest'estate mi sono buttato su questa nuova esperienza, un'esperienza che non avevo mai fatto, nessuno mi aveva mai raccontato, di cui non avevo mai sentito parlare conoscenti o amici. L'esperienza, cioè tutto un po' il viaggio, nasce all'inizio di giugno, quando per caso prendo un po' dei siti internet, leggo che Coppa Alleanza, ovvero la vecchia Coppa Adriatica, proponeva per i giovani soci Coop questa esperienza nei campi di lavoro di Libera. E quindi sono stato un po' incuriosito da questa cosa, un po' approfondito la questione e ho scoperto che appunto c'era la possibilità di partecipare a questi campi che si sarebbero tenuti dal 25 luglio al 1 agosto, o nella realtà della Puglia, in modo specifico a Mesagne, o a Palermo San Giuseppe Jato, due realtà completamente diverse. Io ignavo di tutto, mi butto su una selezione per partecipare alla selezione sulla realtà della Puglia. Perché poi in tutto questo non conoscevo un po' le modalità di partecipazione, ho detto beh, la Puglia con noi si collega facilmente attraverso i treni, quindi alla fine se mi devo spostare ci arrivo anche se la risposta, no, della selezione mi arriva in tempi corti, prenotare un volo per arrivare in Sicilia forse era un po' più difficile. E sì che ho puntato così molto a caso sulla Puglia. Poi alla fine di giugno c'è stato il colloquio di selezione, così pochi giorni dopo mi hanno detto che insomma ero stato selezionato. E per partecipare al campo, quindi una realtà su cui non avevo minimamente contato, provo, non mi butto, ma pensate che Coppa Alleanza si estende da Trieste fino all'Abruzzo in Puglia, quindi chissà quanti giorni faranno domanda, c'erano solo 12 posti, quindi un'esperienza abbastanza ristretta. Così nasce il percorso e praticamente il 25 luglio poi parto per il viaggio. Il viaggio praticamente inizia da Marotta con il treno, arrivo a Bologna, dormo una notte in un hotel vicino all'aeroporto perché poi l'aereo sarebbe partito la mattina dopo alle 6 e quindi ecco alle 4 di mattina dovevo essere in aeroporto. Dopo varie vicissitudini arrivo a Brindisi, all'aeroporto, e lì trovo due giovani ragazzi che insieme a tutto il gruppo che non ci conoscevamo minimamente, quindi ragazzi nuovi, c'è chi arriva da Trieste, c'è chi arriva da Venezia, c'è chi arriva da Ascoli Piceno, c'è io che arrivavo da Mondolfo, quindi in realtà totalmente diverse, percorsi di vita diversi e esperienze totalmente diverse. Tra l'altro alcuni di questi giovani del gruppo avevano già fatto delle esperienze con Libera, altri invece come me erano alla prima esperienza. Arrivato a Brindisi, come dicevo, siamo stati accolti da due ragazzi che erano comunque coloro che ci avevano accompagnato nell'esperienza e così inizia questo campo di lavoro con Libera. I campi di lavoro con Libera sono strutturati, diciamo così, hanno una doppia valenza. Da una parte loro li chiamano così, campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie. Hanno una parte che riguarda appunto l'impegno, quindi il lavoro, la parte concreta di quello che fa la cooperativa che agisce sul bene confiscato, e una parte di formazione che è molto incentrata su quelle che sono le tematiche legate alla legalità, alla mafia, alla confisca, e un po' tutto il filone collegato alla tematica. Arrivati lì, vi riassumo un po' la settimana, arrivati lì il lunedì, ecco vi spiego, noi viaggiavamo in una scuola elementare, quindi eravamo in questo piccolo comune che si chiama Mesagne, che è a circa una ventina di minuti da Brindisi, che è la città in cui fa riferimento, circa quindi una mezz'oretta dal mare Adriatico e un tre quarti d'ora dallo Ionio, quindi di fatto si attraversa facilmente. Arriviamo all'interno di questa scuola in cui erano stati adibiti dei posti per dormire e così inizia l'esperienza. La mattina, siccome una parte del gruppo ci avrebbe raggiunto il pomeriggio da un'altra provenienza, quindi la mattina abbiamo dedicato subito la prima mattinata a mare e quindi dico ok, sta settimana inizia con lo svago. E così siamo arrivati a Porto Cesareo, una delle località più belle sul Marione. Poi il pomeriggio inizia la presentazione del campo, quindi ci ritroviamo lì con tutti i partecipanti del campo, i responsabili di Libera, il presidente della cooperativa, tutti i soci e una parte
e alcuni soci della CGIL che sostengono fortemente Libera a livello territoriale ma anche a livello nazionale. E poi ecco, dopo la presentazione di questo campo inizia proprio la settimana che è quella dell'impegno. Così i 4 giorni successivi sveglia alle 4:30, 4:15 di mattina, alle 5:15 si parte e dalla scuola con un quarto d'ora arriviamo alla masseria. La masseria è, diciamo così, la parte contadina della villa che è stata confiscata con i terreni annessi. Arrivati al campo, nel mese di luglio ovviamente loro coltivano il pomodoro. Pomodoro fiaschetto brindisino, che è un prodotto tipico locale, e così abbiamo iniziato in questa distesa gigante di pomodori a raccogliere questi pomodorini, perché loro la prima raccolta li scelgono, fanno il pomodoro essiccato, e la seconda raccolta, quella che abbiamo fatto noi, era dedicata alla passata di pomodoro. E così in una settimana abbiamo raccolto, in quei 4 giorni, solo il nostro gruppo ha raccolto circa una ventina di quintali di pomodori, perché poi dalle 5:30 si iniziava al lavoro, 10:00, 10:30 smettevi perché poi il sole lì scotta e non sostiene più il lavoro. E poi dopo i ragazzi ci tenevano un po' ecco, al fresco all'interno della masseria, ci offrivano cucumerata per tutti, quindi anche un momento di riposo. Il pomeriggio invece poi si ritornava a scuola per il pranzo, e l'organizzazione più o meno gestita come un campo scuola, un gruppo di volontari della CGIL, SPCGL, quindi persone adulte, cucinavano, ci preparavano il pranzo, poi dopo pranzo classico si facevano i servizi, si sistemava la cucina, ci si divideva un po'. Riposo dopo pranzo, perché sennò non stai in piedi, e dopo pranzo abbiamo vissuto quelli che erano i momenti di formazione, e lì sono stati i momenti più intensi, diciamo così, dell'esperienza, no? Di toccare con mano la realtà di Libera. Libera, la storia della Puglia è una storia abbastanza recente. Libera nasce nel 95 e poco dopo, attraverso una legge, viene, diciamo così, è permesso riutilizzo dei beni confiscati alla mafia per finalità sociali. E così Libera, che nasce nel 95, successivamente fa nascere una serie di cooperative che operano sul territorio. Perché Libera, ecco, non è un'associazione, ma è diciamo così, un'organizzazione che riunisce quelle che sono associazioni, gruppi, enti, per promuovere quella che è una cultura della legalità. Dentro Libera nascono ovviamente le cooperative attraverso le quali loro operano in modo fisico sul territorio, e in modo particolare in Puglia opera la cooperativa Terre di Puglia, Libera Terra. E è una cooperativa che nasce nel 2008, quindi è una storia molto recente, e la realtà in cui io ho vissuto il campo di lavoro nasce nel 2014. La masseria in cui, poi scorrendo le foto vi mostrerò, è stata restaurata nel 2014 attraverso dei fondi del Ministero, e ad oggi è utilizzato come fattoria didattica, diciamo, quindi si tengono molti incontri formativi sulla legalità, quindi è uno spazio che se in passato veniva utilizzato per quello che era il contrabbando, molto forte, la mafia pugliese, per la mafia pugliese era il contrabbando inizialmente di sigarette e poi anche di armi, come ecco, in passato in quel luogo venivano nascoste tantissime quantità di questo tipo di merci di contrabbando, oggi diventa un luogo in cui ripartire per diciamo così, formare le nuove generazioni sulla cultura della legalità. E questo è un po' il cardine di Libera. Libera raccoglie tutte queste serie di beni che vengono confiscati attraverso, ovviamente tramite un bando pubblico, perché poi lo Stato mette a bando la concessione di questi beni in contatto gratuito per un tot di tempo, e la cooperativa concorre e, vincendo il bando, si assegna quel determinato tipo di appezzamento. Come vi dicevo, Libera Terra gestisce questa masseria dove ho fatto l'esperienza io. Attaccato c'è questo campo in cui loro coltivano pomodori, coltivano anche grano per produrre poi quelli che sono i taralli pugliesi, coltivano poi i carciofi attraverso cui fanno i carciofini sott'olio e i patè di carciofi, e poi hanno anche una grande coltivazione di olivi per quello che è l'olio tipico. Un altro bene confiscato ce l'hanno in un comune, in una frazione
vicino, che è circa un quarto d'ora, 20 minuti, che si chiama Toncarolo. Lì hanno una grande coltivazione di vigne, in modo particolare la tipologia Negramaro, e lì hanno confiscato anche una grande villa, che era la villa del boss, e la loro attività inizia proprio quando ancora il boss viveva all'interno della villa, quindi anche con pressioni sociali molto forti, in cui questi, gli operai della cooperativa fanno anche difficoltà a iniziare il loro lavoro all'interno della cooperativa. Loro hanno raccontato che inizialmente nella cooperativa hanno fatto addirittura fatica a trovare la manodopera da inserire nel lavoro, perché ovviamente le pressioni sociali sono forti, la mentalità radicata comunque ti porta a pensare o evitare determinate realtà, anche per paura, per timore, perché comunque ognuno di loro poi a casa ha una famiglia, dei figli, dei nipoti, quindi poi le ritorsioni, c'è questo timore di fondo. Pian piano, col passare degli anni, poi dal 2008 ad oggi, la cooperativa ha continue richieste di lavoro, continue, perché è passata questo messaggio che la cooperativa che oggi opera lì in intera confiscata è una cooperativa che rispetta i diritti dei lavoratori, concede le ferie retribuite, hai la maternità retribuita. E infatti loro hanno fatto questa scelta molto forte, molti degli operai che lavorano nelle vigne e nelle campagne sono principalmente donne, sono coloro che all'interno della società pugliese non hanno possibilità di trovare lavoro, quindi vengono sfruttate all'interno del lavoro, non hanno diritti e non hanno neanche possibilità di avere un lavoro duraturo, fisso e continuativo. Qual è la storia della mafia in Puglia? La storia della mafia in Puglia è una storia molto più recente rispetto a quelle che conosciamo in Sicilia, Calabria o Campania. È una storia che nasce intorno agli anni 80 e fino all'anno 90 ha visto il suo boom. Viene denominata Sacra Corona Unita proprio perché non c'è un clan molto forte, ma più casati operano per operare questo commercio di contrabbando, principalmente di sigarette. E Mesagne, che è questa cittadina in cui appunto si trova il presidio proprio di Libera, se vi capita lungo le corsie dell'Arco troverete i prodotti Libera Terra prodotti in Puglia, hanno proprio la sede legale a Mesagne, proprio all'interno del paese. Loro hanno aperto il presidio di Libera, di fatto la sede legale, dove hanno sia gli uffici amministrativi che un piccolo store in cui vendono i loro prodotti, e quello è il segno forte che loro hanno voluto dare all'interno del paese. Raccontavano che alcune vie di quel paese erano intrafficabili una ventina di anni fa, proprio perché c'erano regolazioni di conti alla luce del giorno, quindi erano parti del paese molto belle e molto ricche anche, da queste famiglie, che non erano assolutamente percorribili a piedi da persone normali. Oggi, grazie a quella che è stata tutta l'introduzione del reato di mafia, di criminalità organizzata con stampo mafioso, tutta l'attività che è stata fatta dalle forze dell'ordine, permette a Mesagne di vivere una vita più tranquilla. La realtà si è trasformata molto, quindi se la mafia una volta negli anni 80-90 lavorava molto più in modalità concrete alla luce del giorno, oggi adotta vie molto più nascoste, molto più difficili anche da scovare per tutti quelli che sono quelle che hanno visto prima. Quindi la difficoltà è maggiore, però la storia che appunto hanno raccontato è che molte famiglie, molti clan sono stati comunque condannati all'ergastolo, molte mogli, poi dei capi famiglia che tiravano un po' le file di quella sacra comunità sono state messe poi terre corte perché vengono monitorate, vengono un po' seguite, quindi hanno un po' le mani legate, la loro attività è veramente ridotta. Prima vi accennavo un po' all'esperienza di formazione, abbiamo avuto degli incontri molto molto significativi, abbiamo parlato con la CGL del caporalato, che è una realtà molto forte nel sud Italia, in cui praticamente degli operai vengono ingaggiati a giornata
portati a distanza rispetto al luogo di lavoro, quindi hanno 2 ore o anche 3 ore di viaggio, vengono portati nei campi, sfruttati, non hanno una pausa, non hanno cibo, non hanno niente, lavorano ininterrottamente per 8-9 ore, poi da lì vengono riprelevati, riportati nelle loro realtà in cui vivono e pagati veramente una miseria. E questa è una realtà molto difficile da sconfiggere, perché poi le offerte di lavoro non ci sono, la domanda è molto elevata, quindi molte persone, pur di guadagnarsi un minimo, cedono a questo,